E un 23enne di Pescara è stato fermato dai carabinieri del ROS, aveva comprato sul web una pistola da assemblare per scopi anarchici, un'arma da fuoco clandestina totalmente realizzabile con una stampa 3D e conosciuta con il nome di Fakgun Control 9, ma i carabinieri del ROS nell'ambito di indagini dirette della Procura di Roma lo hanno fermato. Il protagonista è un 23enne italiano residente a Pescara, ritenuto responsabile di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. I carabinieri hanno quindi rinvenuto e sequestrato le varie componenti per la realizzazione dell'arma clandestina, ormai pronta per essere assemblata, oltre ad alcuni stampati pubblicitari che riproducevano la pistola con a fianco il simbolo dell'anarchia e la scritta «Allenati, addestrati, armati e combatti». Dall'indagine è emerso che il 23enne, oltre ad essersi attivato per produrre delle munizioni, aveva intenzione di diffondere attivamente queste armi all'interno del movimento anarchico, soprattutto nelle frange più estreme, per creare un fastidio non da poco per i governi. A tale scopo si era rivolto anche a siti di controinformazione anarchica.